Salve a tutti ragazzi, oggi proveremo questo gioco Dying Light, è un gioco del 2015, ma è un gioco del 2015 ma sinceramente mi è piaciuto molto, l'ho finito un sacco di volte. È un gioco survival di zombie con cui c'è anche la componistica parkour, crafting, possiamo crearci delle armi. Non è male, poi DLC è ancora meglio. Vedrete. Bene, adesso iniziamo da capo. Io lo ricomincerò dall'inizio perché l'ho finito varie volte, quindi e faremo piano piano tutta la storia del gioco e anche del DLC. E poi vedremo anche le novità che hanno aggiunto ultimamente. Via, si parte. Facciamo gioco a campagna. Qui ci fa scegliere cosa dobbiamo fare. Difficoltà mettiamo fa normale perché anche normale. HUD attivato. Inizio del briefing. Informazioni sul caso. Kadir Suleiman. Un politico locale assunto per mantenere l'ordine dopo l'inizio dell'epidemia. Suo fratello Hassan morì in un incidente collegato all'epidemia prima che potessimo evacuarlo. Suleiman ha incolpato il GRE per la morte di Hassan e ha rubato un file segreto che ora usa come merce di scambio con il GRE, con l'ordine di renderlo pubblico nel caso a lui accada qualcosa. Informazioni sul caso. Il file rubato. Lancio tra 10 Il secondi. file illustra il processo incompleto per preparare una cura contro il virus. L'utilizzo del processo attuale produrrebbe una sostanza altamente tossica. Ora! Nel file è anche descritta la struttura del virione. Ogni tentativo di utilizzo provocherebbe la perdita di molte vite. Deve essere recuperato. Ulteriori informazioni. Situazione attuale. Suleiman ha inviato il file a un complice a noi sconosciuto, con istruzioni di renderlo pubblico quando riceverà l'ordine. In risposta stiamo disturbando le comunicazioni della città per impedirgli di rendere pubblico il file. La tua radio ti permette di comunicare nonostante i disturbi. La tua vita dipende da essa. Non perderla. Nel frattempo Suleiman è sparito e agisce con un nome diverso. Riteniamo che ora sia a capo di una delle due fazioni che operano nella città. Ripeto, devi trovare Suleiman e recuperare il file rubato, altrimenti l'umanità potrebbe essere colpita da una catastrofe senza precedenti. Avevo detto che non era un lancio normale. Rompetegli le gambe e portatelo da Raiz. State indietro, tutti quanti! Fermo, i rumori forti li attirano. Indietro, ritiriamoci! Jade, preparate l'infermeria. C'è un tipo con una ferita alla testa. E un morso sul braccio. Oh, merda! Amir è ferito! No. Amir è morto. Sto portando qualcuno che potrebbe anche sopravvivere. Uno dei nostri? Non lo so.
Hai paura? Non ho affatto paura. Allora daglielo. Ha aperto gli occhi. Cosa? L'ha fatto di nuovo. E se fosse uno zombie? Zombie! Scappa! Dormi per 3 giorni come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 31. Dove mi trovo? In paradiso, non vedi? D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà tutto. Perché mi hai chiamato 31? Chiedilo al capo. E così ci siamo. Dopo questo tamburesco salvataggio, ci siamo risvegliati in questo specie 31, di palazzo. È il tuo numero. Che dovrebbe essere 31 persone. È troppo pericoloso. Amir è morto adesso a causa di questo tipo. Sta zitto. Sta zitto un corno. Ora lo prenderà lui, l'antizin di Amir. Stiamo morendo tutti. Uno dopo l'altro. E tu sei? Crane, cioè il 31. Ah, va bene. Come va la testa? La testa? Ho capito. Senti, finché il capo non mi dice di aggiungerti, non sei sulla mia lista. Va a parlare con lui, così evitiamo di perdere tempo. E ora, scusami. Come ti senti? Ecco. Quindi devo andare così. Andiamo così. C'è qualcuno? Messo? Scusate. Va bene. Ehi, c'è anche il capo. Non sei tu, vero? Ti sembro troppo giovane, non ti sta bene la mia età. No, io so che volevi parlarmi. Così va meglio. Ricordi qualcosa? Sai dove ti trovi? Credo che questa sia una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Brecken e i suoi runner se ne sono impossessati un paio di mesi fa e da allora questa è casa nostra. Recuperiamo rifornimenti, cerchiamo materiali, salviamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza. Bravo, se non fosse per lei, ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo antizin è andato perso. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua radio. Sì, posso riaverla per piacere? Credo che serva più a me che a te. Amico, ti sbagli di grosso. Ok, prenditela. Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Ti prendi l'antizin destinato a qualcun altro e non condividi con noi la tua attrezzatura. Guarda, non ho tempo per i tuoi capricci. Ho perso il contatto con uno dei nostri per colpa di questo schifo di radio che abbiamo. Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. Alla torre non c'è posto per gli scansafatiche. Ehi! Ti sbagli, non sono uno scansafatica, io... Ehi, capo! Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al 13° piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. E comunque non sono il capo. Troppo giovane, no? Sono Raim. Il boss è Brecken. E quindi dobbiamo andare. Non sono uno scansafatiche. La sai questo? Dove credi di andare? Al 13° piano, a cercare delle cose per Raim. Al 13°? Cazzo, non sarà una passeggiata. Ma qui ognuno deve fare la sua parte, dico bene? Santo cielo, quanta gente è morta qui. Parla Crane. Sono 3 giorni che aspettiamo
Wade, che cosa è successo? Abbiamo perso la radio, ma tranquilli, nessuno sa chi sono. Non ho ancora visto il leader della torre. Non posso confermare la sua identità, sto provando a essere lui. Ricevuto, non abbiamo molto tempo, Crane. Non dimenticarlo. C'è dell'altro, sono stato morso. Non mostro alcun sintomo, ma qui mi hanno detto che sono infetto. Allora ti conviene procurarti dell'antizina di... Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Che cavolo... Sono tagliato mentre cercavo di allontanarlo. Oddio! L'hai ucciso, non è vero? Maledizione! Quello era mio fratello! Volevo vederlo, per questo sono venuto qui. Sta tranquillo, va tutto bene. Adesso cerco aiuto. Rahim, sono Crane. Mi trovo al 13° piano. Ascolta, il tuo amico è rimasto gravemente ferito mentre sfuggiva a uno zombie. Merda, 31, sei andato a cercare Mark. Ma com'è la situazione laggiù? Tutto tranquillo ora. Va bene, non muoverti. Faccio scendere Elena. Non muoverti. Elena sarà qui da un momento all'altro. Devi trovare delle garze. E un po' di alcol. Usali insieme per fermare l'emorragia. Ti prego, fai presto. Cerca di stare calmo, ok? Torno subito. Arraffiamo tutto. Che ci posso servire? Alcol. Bene. Qua si apre? No, è chiuso. Ecco, adesso andiamo qua. Raffiamo tutto. Bene, questo è tutto ciò che ha chiesto Mark. Vediamo se funziona. Ah, beh, certo. Creiamo il kit. Bene, chi è ferito? Sta sanguinando parecchio. Vediamo un po'. Garza e alcol, eh? Primitivo, ma dovrebbe funzionare. D'accordo, grazie. A lui adesso ci penso io. Molto bene, numero 31. Lascia perdere, non è importante. Voglio solo restituirvi il favore. Va bene, vieni da me. Dobbiamo parlare del tuo ruolo nella nostra organizzazione. Ok, tutto fatto. Non è stato difficile. Che altro posso fare per te? Beh, fammi pensare. Rahim,
Sei una persona intelligente e pericolosa. Omar mi ha detto della tua idea per il nido. Cariche esplosive. Davvero? Non ho mai parlato di esplosive. Pianta. La si vede lontano un miglio quando menti. La mia idea funzionerà. Davvero? Pensi di essere immortale? Ma chi sei, mia madre? No, e lo sai. Nostra madre è morta. Cerca di essere più gentile con me. Sono l'unica famiglia che ti resta. Specie ora che Amir non c'è più. Tu sei Jade, giusto? Giusto. Volevo ringraziarti per ciò che hai fatto per me e dirti che mi spiace molto per la tua perdita. Ti devo la vita a te e ad Amir. Già, è vero. Vuoi ricambiare il favore? Fai in modo che quell'idiota di mio fratello non si ammazzi. Certo. Niente esplosivi, Rahim. Allora, può bastare così? Posso parlare con Brecken adesso? Innanzitutto vai a metterti dei vestiti puliti. Li troverai nella tua stanza, la 194. Perché? I miei non vanno bene? Ti serve qualcosa di più adeguato, ordine di Brecken. Chiamami dopo che ti sarai cambiato. Va bene, Rahim, sono pronto. Dov'è Brecken? Non così in fretta, amico. Se vuoi guadagnarti un posto tra noi, dobbiamo scoprire cosa sai fare. Vai alla palestra. È al piano più alto, appena un paio di rampe più su. In cosa gli zombie assomigliano alle tenà? Rahim, dove sei? Non ti vedo. Qui vicino. Allora, chi stai aspettando? Vieni qui. Quindi spiega come dobbiamo fare. Per saltare e aggrapparci. Dovresti sentirti a casa. In inglese crew si dice crane, no? Benvenuta alla palestra. Cominciamo dalle basi. Devi imparare a correre. Devo imparare a correre? Che intendi? Fa quello che ti dico e basta, chiaro? Ora, salta giù fino in fondo. Ma sei matto? È un suicidio. Non essere fifone. Dai, non dici sul serio. Guarda e impara. La mia gamba! Non muoverti! Vado a cercare aiuto! Ci sei cascato come un merlo! Sei un bastardo! Beh, non ti piacciono gli scherzi? Avanti! Porta qui le chiappe! Porca di una puttana! Oh, merda! Oh, merda! Bella scarica di adrenalina, eh? Ma vedrai che spasso! Non abbiamo ancora finito. Se vuoi sopravvivere all'esterno, devi sfruttare l'ambiente. I mangiacarne non sanno arrampicarsi, quindi più ostacoli ci sono in giro e meglio è per te. Ti ho preparato delle situazioni un po' particolari. Vediamo come te la cavi. Ok. A volte conviene strisciare attraverso i passaggi più stretti, così i mangiacarne avranno difficoltà a seguirti. Una volta che inizi a correre, là fuori, se ti fermi, sei perduto. Non male per un novellino.
di impalcatura. E cerca di non cadere, perché non ci sono reti di sicurezza. E tirati su. Se non sai farlo, non sopravviverai nemmeno 10 minuti. Giusto un po' di atletica leggera alle scuole superiori. Allora sei un prodigio della natura. Mai visto niente di simile. Qui abbiamo sviluppato un po' delle abilità che adesso andremo a utilizzare. Ovviamente questo ci servirà per creare Rahim, che diavolo vi è successo? Mi sto trasformando? Probabilmente no, spero. Quelle crisi sono sintomi dell'infezione. Comunque ti conviene andare dal dottor Zer. Ti visiterà e forse ti darà un po' di antigen. Prima di andare da Zer, passa dal fornitore. Ti darà l'equipaggiamento per andare lì fuori senza che qualche mostro ti stacchi la testa. Sei il nuovo esploratore. Rahim mi ha parlato di te. Sì, sono io. Mi chiamo Crane. Non perderò tempo a imparare il tuo nome prima che tu sia sopravvissuto almeno qualche giorno. E questo è per te.
Nella torre si dice che tu sia solo l'ennesimo fannullone che vuole del cibo o un po' di antizim. Il che significa che tutti diffidano di te, ma non biasimarli per questo. È facile diventare paranoici quando si è isolati. E poiché qualcuno blocca le comunicazioni con l'esterno, la paranoia è all'ordine del giorno. La città ha bisogno d'aiuto, ma non può chiederlo a nessuno. Se però porterai a me o a Spike un po' della roba che arriva con i rifornimenti aerei, vedrai che saranno tutti più socievoli, ti guadagnerai la loro fiducia. Grazie. Vedrò di ricordarmene. C'è dell'altro? Vado di corsa. Se vuoi diventare ancora più popolare, prova ad aiutare la gente, a fare qualche favore. Vedrai che apprezzeranno. Potrebbero anche procurarti compagnia per la notte. Simpatico. Che simpaticone. Bene, usciamo. Stai andando fuori, eh? Ok, Novellino, sta attento lì fuori. Abbiamo già perso troppi uomini. Ma che bel panorama. Livello, il dottor Zara è nel rimorchio di un camion in un campetto da gioco recintato. Esci dalla torre, vai a sinistra e dirigiti verso sud. Non puoi non vederlo. Mi chiamo Crane. D'accordo, Crane. Vedi di sbrigarti. Non hai tempo per ammirare il panorama? E cerca di non fare rumore. I suoni attirano quelle carogne. Non imparino mai ad arrampicarsi sul tetto di un fuoco. Dottore, ehi, c'è nessuno? Camden, ci sei? Per la miseria. Ecco, dovrei fare un vaccino. Cosa? Non è un vaccino, è un ritardante. Si chiama Antizin. Ritarda i sintomi, si sieda. L'Antizin ritarda l'inevitabile. Il GRE non può fare di meglio. L'inevitabile? Non esiste una cura? È una variante della rabbia. Per ora non c'è una cura, ma sto facendo degli esperimenti con l'antizin su dei tessuti infetti. Una cura è possibile, decisamente possibile. E c'è davvero? Pensa di riuscirci? Sì, credo di sì, con l'aiuto del dottor Camden. Dove ho messo quella siringa? Chi è il dottor Camden? È un collega intrappolato nel settore zero, dove si è verificato il primo focolaio dell'epidemia. Noi stiamo collaborando via radio. Certo, se i collegamenti fossero migliori, avremmo fatto più progressi. Ne avremmo fatti anche se i miei primi test avessero avuto successo. Ho iniettato alcune versioni modificate del virus in alcuni pezzi di carne, che ho sparso per l'intera città. Speravo che qualche infetto li avrebbe mangiati, così avrei potuto osservare e documentare i risultati. Come è andata? I risultati sono stati inesistenti. È stata solo una perdita di tempo. Ora non ho più motivo di tenere da parte dosi di antizin. In ogni caso, basta così. Ho molto da fare. Vada, vada. E dunque, cosa stavo facendo? Regan ha mandato i migliori a proteggere questo posto. Rahim, Zer mi ha visitato e mi ha dato un'altra dose. Bene, bene. Adesso dovresti essere a posto per un po'. E la cosa mi rende felice, perché mi piace darti ordini. Allora, facciamo una prova reale. Vai da Spike. Lo trovi vicino al camion di Zer. Ha un lavoro per te. Spike, sono Crane. Altra manodopera non specializzata? Beh, zitto e ascolta.
I rifornimenti aerei sono di due tipi. Il primo contiene cibo, kit di soccorso, strumenti di sopravvivenza. Il secondo tipo è pieno di antizin. Il GRE ci manda dei messaggi video per farci sapere quando arriveranno. Il problema è che quasi tutti i rifornimenti con l'antizin finiscono nelle mani degli uomini di Raïs, senza siamo praticamente fottuti. Raïs e i suoi si muovono solo durante il giorno, perché uscire con il buio è il miglior modo per farsi ammazzare. I prossimi rifornimenti di antizin arriveranno oggi al tramonto e Brecken vuole impossessarsene. Potrebbe essere la nostra unica occasione per recuperarli. Io cosa dovrei fare? Beh, come ti ho detto, uscire di sera equivale a un suicidio. Cioè, sarebbe un suicidio se non si usassero i rifugi e le trappole che ho preparato in giro. Brecken e il suo team non avranno problemi, a patto che tu appronti quelle trappole. Ecco che cosa devi fare. Di che trappole si tratta? Come faccio ad approntarle? Ti spiegherò come fare. Ricorda soltanto che senza queste trappole, Brecken non supererà la notte. E se non torna con l'antizin, per noi è la fine. Prima che tu vada lì fuori, prendi dei petardi. Li ho fatti io. Ti aiuteranno a creare un diversivo. Certo, qui ci sono i bauli. E sì, dobbiamo saccheggiare tutto. Iniziamo con l'auto. Per approntare la trappola, apri il cofano del motore e collega la batteria. Parla Jade. C'è qualcuno lì fuori? Abbiamo un'emergenza. Beh, io sono all'esterno. Sto facendo un lavoro per Spike. Sei Crane, giusto? Uno dei runner sta cercando di preparare uno dei nostri rifugi per la missione di Brecken. Si trova in un campetto tra Befa e Mirma, circondato da zombie. Dobbiamo aiutarlo. Va bene, ci penso io. Bene, Jade, sono qui. Insieme a qualche infetto. Attenzione, Crane. Troppo tardi per salvarlo. Finisci. Bene, fatto. Maledizione. Non avevi scelta. Non era più umano. Ora accendi le luci. È l'unico modo per rendere il luogo sicuro di notte. Ci sono. Dammi ancora qualche istante. Scassiniamo.
c'è un altro baule, va? Chiamavano il segno Ruben. Crane. Parla pure. Ho incontrato un dottore, una specie di scienziato. Gli hanno costruito un laboratorio in un camion e sta lavorando a una cura per il virus. Si chiama Zero. Pronto? Mi sentite? Affermativo. Obiettivo secondario. Mantieni la tua copertura e possessati delle sue ricerche. Fai il rubato ha sempre la priorità, vero? Affermativo. Dubitiamo che un solo ricercatore che lavora in un camion possa aver ottenuto qualche risultato. Ma se ha scoperto qualcosa, vogliamo saperlo. Jade, ho finito. Bene, dobbiamo preparare altri luoghi come quello. Abbiamo individuato altri luoghi dove allestire dei rifugi. Spike te li segnerà sulla mappa. Un'ultima cosa, Gray. Grazie. Spike, è tutto tuo. Ora concentriamoci sull'obiettivo principale e affrontiamo la prossima tappa. C'è un'auto lì vicino. D'accordo. La strada è piena di infetti. Sai cosa devi fare, no? Vai alla larga dalla strada. Resta sui tetti, dove non possono raggiungerti. Sono tutti intorno all'auto, Spike. Hai ancora dei medardi con te, non è così? Lanciane qualcuno nel rischio. Quei bastardi si distraggono facilmente. Tutto fatto con l'altro, Spider. Continua così e forse ce la farai. La prossima trappola non è lontana. Non dovrei nemmeno dirtelo, ma vedi di non restare allo scoperto. Spike, i mostri sono ovunque. Se avessi bisogno di usare una trappola, come faccio ad attivarla? Non puoi farlo. Io ho già detto che servono per le missioni notturne. Merda. Va bene. Gran bell'aggeggio questo. È tre volte più luminoso di un lampione normale. Farà una bella abbronzatura agli infetti. Porca di Eva.
fatta. Va bene, le luci sono pronte. Allora passiamo alla trappola successiva. Forza, fa presto. Spike, tutta l'area è al buio. Che accidenti sta succedendo? Ci risiamo. Ascolta, c'è una centrale elettrica secondaria vicino a te. Vai a dare un'occhiata. Questo blackout ci sta creando un mucchio di guai. Siamo senza difese e, come se non bastasse, i rifugi e alcune delle trappole sono fuori uso. Ho resettato la centrale secondaria. Però se andate in corto una volta, la cosa potrebbe ripetersi, no? Lascia le considerazioni tecniche a me, d'accordo? Tu pensa solo a raggiungere un rifugio e trascorri la notte lì. Uno stranissimo zombie coperto di vesciche verdi è scappato via non appena mi ha visto. Che mi può dire? Purtroppo non ho abbastanza informazioni, ma se ne vedesse un altro me lo faccia sapere.
successo qualcosa di brutto. Ti devo parlare. Va bene, dammi solo un minuto. Eccoci qua, ragazzi. Da adesso in poi, finito il prologo, si può giocare in coop, massimo 4 persone, e potete giocare tutta la storia, sia questo che DLC. Bene, io vi saluto, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi, condividete. E io adesso ho fatto il prologo, poi andrò avanti, cercherò di fare un po' la storia, poi forse se riesco a fare qualche coop farò dei video con la coop, insomma adesso vedremo, ci organizzeremo. Comunque questo gioco mi ha veramente tanto, infatti non vedo l'ora che esca il secondo, perché cioè questo è proprio qualcosa di bello. Bene ragazzi, un saluto e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.